Tra stragi e violenze i cristiani lavorano per la pace. Le infrastrutture sono opportunità per la ripresa, ma serve il capitale umano. No profit in crescita, le realtà sociali al ministro, ascoltateci. La mostra sul sudario della Veronica, guardiamo il volto di Dio. Iannacci, Mutuo e Pastori, per la festa finale, va in scena la musica. La notizia dell'attentato in Libano è arrivata mentre al meeting si stava osservando un minuto di silenzio. Pochi istanti per ricordare tutte le vittime delle persecuzioni religiose, anche le 42 persone uccise da due autobombe a Tripoli oggi pomeriggio. L'ha chiesto il cardinal Turan all'inizio dell'incontro sulla libertà religiosa di questo pomeriggio. Quando parliamo di libertà religiosa, non parliamo di religione, ma di un diritto umano fondamentale. Non c'è un altro tema così caro al meeting di quest'anno, a partire dall'appello proposto quasi con insistenza a tutti, relatori e visitatori, fino alle testimonianze di chi è stato martire. Sul palco c'era Paul Bhatti, il fratello di Shabazz, ucciso in Pakistan durante un attentato nel 2011, e poi Azumardi Azra, docente universitario a Jakarta. Il pubblico, numeroso, ascolta gli ultimi momenti della vita dell'ex ministro per le minoranze pakistano. Le commosse parole di Paul portano avanti la sua battaglia. Una ragazza accusata di blasfemia, Rim Shamsi, siamo riusciti a liberare bene. A parte che non devono succedere questi casi, queste cose, e sono triste che succedano, però dal momento che succedono, delle volte peggiorano, che loro possono rimanere in prigione tutta la vita o possono essere uccisi, come siamo riusciti a salvarlo con certa, diciamo, diplomazia e anche con preghiera e anche con la forza di fede che abbiamo, allora questo mi ha dato grande soddisfazione. Sono eredità preziosa le storie che ci ha regalato il meeting di quest'anno, le vicende di tutti quei cristiani che ancora oggi soffrono a causa della loro fede, in Medio Oriente, in Pakistan e ancora più in là. L'applauso riconoscente del meeting è per loro. La nostra fede che cosa dice? Si può vivere cristianamente anche nella grande prova? Ecco, questo è il grande punto ed è il tema con cui tutti noi affrontiamo in questi giorni. L'autostrada Salerno-Reggio Calabria e la TAV. Due grandi opere, due esempi della difficoltà del paese per la costruzione di infrastrutture. I lavori per l'autostrada procedono a rilento e la linea ad alta velocità incontrerà la resistenza degli abitanti. Negli ultimi 20 anni gli investimenti per le opere pubbliche hanno subito un calo del 35%, fino ad arrivare ai 29 miliardi di euro attuali. Statistiche che, secondo il Censis, ci portano ad essere un mercato di raccolta più che un sistema competitivo. Ma questo settore rappresenta un'enorme opportunità per far ripartire il paese. Ne è convinto il ministro Lupi. Qualsiasi investimento, qualsiasi politica di programmazione economica non può che avere questo obiettivo, tornare alla crescita economica, far lavorare le piccole e le medie imprese, ridare lavoro ai giovani e a coloro che le hanno perso, sostenere le famiglie, sostenere le imprese. Le infrastrutture da sempre sono quella spesa che permette di non solo creare efficienza. Un paese non è competitivo se non ha una rete infrastrutturale efficiente, basti pensare solo alle merci che vengono trasportate, ai passeggeri che si devono spostare, al costo della logistica che le imprese devono sostenere, ma proprio facendo questi investimenti diventa fattore produttivo, nel senso che ci sono imprese che lavorano, ci sono cantieri che aprono, ci sono persone che vengono impiegate. Queste iniziative comportano però l'impiego di ingenti capitali. Investimenti ancora più difficili se si considera lo stato di crisi che ancora stiamo vivendo. E qui non si tratta di fare la lista della spesa. Noi abbiamo una grande legge che ha funzionato nel nostro paese che si chiama legge obiettivo, che è una legge di programmazione per la realizzazione delle reti. Nei prossimi anni noi
prevediamo proprio per cassa di investire solo per le reti TEN 5 miliardi di euro nel 2014, del 2013, 8-9 miliardi di euro nel 2014, 8-9 miliardi di euro per il 2015. La spesa complessiva dovrebbe essere intorno agli 80-90 miliardi di euro. La scuola al centro di questa sesta giornata di meeting. La vera risorsa del nostro sistema è il capitale umano. Ne è convinta il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza, che ha partecipato a un incontro dedicato proprio a questo tema. E penso che in questo momento il sistema di istruzione debba creare una costituente per l'istruzione in Italia, perché deve cambiare il paradigma di formazione, educazione, di crescita delle competenze e anche il ruolo dell'istruzione. Alla vigilia del nuovo anno scolastico, il ministro anticipa le prossime sfide. Secondo me la sfida più importante che il ministro deve affrontare adesso è tenere insieme il mondo della scuola e dell'università, tutto insieme come un unico filone, tenerlo insieme con risorse molto limitate, in modo consapevole, sapendo che la scuola ha dato tanto anche in termini di risorse che le sono state tolte per darle ad altri settori, e sperando di riuscire a ripristinare un po' di investimento nella scuola, tenendo conto che sono state commesse anche alcune ingiustizie verso chi opera nel mondo della scuola per tagli, riformulazioni, cambiamenti. E adesso è il momento di tenere insieme il sistema e di ripensare al futuro. La vita è la più bella delle avventure, ma solo l'avventuriero lo scopre. Parola di G.K. Chesterton. Il meeting quest'anno ha dedicato una mostra al personaggio e un ciclo di appuntamenti per verificare la veridicità di questa affermazione. Come? Dall'incontro con tanti giovani imprenditori, in gergo start-upper, che hanno accettato la sfida. La crisi economica ha condannato a morte forme usurate di fare impresa, ma ha anche favorito l'iniziativa di chi, partendo da esigenze concrete, ha creato un nuovo lavoro. A raccontarlo l'organizzatore di Giovani contro la crisi, Santiago Mazza, amministratore delegato di Fotonica. Uno startup per un giovane di 22-23 anni che ha l'idea di sviluppare una nuova impresa in ambito anche digitale, quando va in banca a chiedere i soldi sicuramente li negano, perché oggi non sono quelle condizioni. Quindi tutte le difficoltà che affronti quotidianamente sono abnormi, quindi devi assolutamente sapere tu chi sei per poter fare impresa, per poter andare avanti, per poter anche riuscire veramente a cambiare le cose, ma cambiare queste cose sapendo chi sei. Il coraggio non manca. Secondo Confesercenti, solo ad inizio estate sono state lanciate 7.000 nuove imprese. Ognuna occupa in media 4-5 persone, per un investimento che si attesta attorno ai 65.000 euro. Alcuni progetti riescono, altri falliscono. Ricomincia solo chi sa che a fallire non è l'uomo. Dobbiamo smettere di pensare che fallire una startup vuol dire fallimento della persona, ma no, è una crescita. Se pensiamo anche Da Vinci, tutti gli errori che ha fatto, con tutti i suoi esperimenti, oltre 1500 fallimenti, lui non avrebbe creato quello che ha fatto nelle sue opere. Signor Ministro, al di là dei numeri, quanto valiamo per voi? È la domanda che il mondo del no profit ha rivolto al tavolo del meeting a Enzo Moavero Milanesi, Ministro per gli Affari Europei. A porla Andrea Ceccherini, provveditore della Venerabile Misericordia di Firenze, relatore insieme ad Angelo Bazzarri della Fondazione Don Gnocchi e Gianluca Chiodo della Cooperativa Giotto. Realtà che sono espressione del mondo in crescita del no profit, che con 700.000 posti di lavoro e 5 milioni di volontari è contributo sostanziale al welfare. Prospettive del nostro welfare nazionale rappresentano una delle sfide che in questo momento si pongono nel nostro paese a livello di capacità di governo, sia centrale che locale, soprattutto perché bisogna rivisitare le categorie e anche le modalità di finanziamento e di fruizione di un sistema di previdenza e di provvidenza che naturalmente nella nuova realtà economica e demografica è diverso rispetto agli anni in cui fu concepito. Ma il no profit porta anche un beneficio economico, per questo chiede alle istituzioni provvedimenti adeguati. Nell'Unione Europea c'è un'ampia prateria sulla quale si può lavorare per creare anche degli istituti che nel quadro di una mobilità di carattere continentale possano garantire servizi analoghi nei vari paesi.
Al meeting, la storia di Jonathan Fields. Nato in una famiglia ebrea di New York, si appassiona giovanissimo alla musica di Jimi Hendrix e decide che da grande farà il musicista. Ma la sua vita è inquieta. Una malattia inaspettata, la paura di morire, ed è lì che John inizia a credere in Dio. Ma questo non basta. Vende due chitarre per andare a visitare la Basilica di San Pietro a Roma e nemmeno quello però placa la sua sete. Tornato a New York si sente un uomo distrutto. Non mangia, non dorme, finché un giorno incontra uno psichiatra cattolico che gli dice: tranquillo, tu hai bisogno solo di amici. Ed è così che nella chiesa di St. Patrick John incontra un gruppo di amici di CL. Con loro ricomincia a vivere, a ridere, a parlare liberamente, fino a dire: Gesù, eccoti, sei qui, sei tu. But I somehow this God communicated me, no, I'm there in that cry with you. In qualche modo Dio mi ha comunicato: no, io sono in questo grido con te. And my life changed. E la mia vita è cambiata. The journey continued though. It's not the end of the journey. Ma il viaggio continua, questo non still è la drama, fine. Still questo, drama. C'è ancora Christianity respects the blues. Respects the blues and respects drama. The drama. La cristianità rispetta il blues, cioè la nostalgia, rispetta il dramma. But that faith gives it a direction, a meaning, a quest. It's now a quest for something. La ricerca, adesso è una ricerca. E non è tutto, Jonathan Fields è anche l'autore della sigla del nostro telegiornale e per questo noi lo ringraziamo. He conocido a un sacerdote buenísimo, sí. Y me encantaría contarlo. Espero no defraudar en exceso. Pues, yo he conocido muchos sacerdotes. Ho conosciuto molti sacerdoti molto buoni nella mia vita. Ma non gli ho dato molta attenzione. È come con i medici. Cosa pensa dei medici? Che sono molto buoni. Ma se ti chiedono, vuoi andare dal medico? Tu dici, no. Si era ripromesso che non avrebbe mai fatto un film su un sacerdote. Poi è successo qualcosa. L'incontro con Don Pablo Dominguez. Manuel Cotelo ne resta affascinato. Una decina di giorni dopo, però... l'imprevisto. La Guardia Civile ha incontrato oggi i corpi dei due montagneri desaparecidos questo fine settimana. Manuel Cotelo viene a sapere che Don Pablo ha perso la vita scalando in montagna e decide di realizzare un film, L'ultima cima. Conoscere Pablo mi ha fatto nascere il desiderio di essere migliore. Forse agli spettatori succede lo stesso. Vi presento Don Pablo perché tu, spettatore, possa decidere ciò che vuoi. Voleva solo conoscere gli amici di Don Pablo. Poi l'invidia per la loro fede lo ha portato davanti alla telecamera. Sono convinto di che la vita di Pablo merece la pena essere conosciuta, perché Pablo è nada más y nada menos che un buon cura. Mi costava molto di più credere che erano incontri casuali che ammettere che Dio fosse dietro a questi incontri. Mi metteva davanti persone la cui vita di fede era un invito per me. Quello che vedi, inizia a viverlo e vedi che funziona. Che non è una bella teoria, ma è la verità, funziona. E allora vuoi raccontarlo. Quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. Pasolini, nei suoi capolavori, ha saputo raccontare come nessun altro l'esigenza di verità che abita il cuore dell'uomo. Un invito a non vivere distrattamente, del quale si è fatto portavoce Davide Rondoni, che al meeting ha letto e spiegato alcuni testi scelti del grande poeta, testimone in tempi non sospetti dell'emergenza uomo. Nel 54 scrive una lettera a un grande poeta cattolico che si chiama Betocchi, e Pasolini, da cattolico diventato marxista ma in crisi eccetera, gli chiede: caro Betocchi, cosa vuol dire essere realisti? Cioè, come si fa a conoscere la realtà, ad avere un rapporto vero con il reale? Nel 54 Don Giussani entra al Berchier e inizia le sue lezioni sul senso religioso dicendo: essere realisti.
questa coincidenza mi ha colpito, perché vuol dire che in quegli anni in cui la Chiesa sembrava andasse tutto bene, c'era cioè la Democrazia Cristiana, il PC dall'altra, cioè sembrava che il mondo fosse sistemato in grandi discorsi, alcuni geni cominciano a dire no, un momento, c'è qualcosa che non torna, il conoscere la realtà, nell'essere realisti, cioè nel vivere, Pasolini dice, con un sorriso realistico la vita. E per questo al meeting quest'anno, visto che si parla di emergenza, ho detto beh, Pasolini bisogna leggerlo e riscoprirlo bene. Il volto ritrovato, i tratti inconfondibili di Cristo. Attraverso documenti, dati e ipotesi si ripercorre la storia dei ritratti del volto santo di Cristo, gli acheropiti, non fatti da mani d'uomo. La mostra è molto semplice perché è fatta da quattro sale in cui a poco si viene a conoscere come la storia ha interagito col volto santo. Comparsi e scomparsi ciclicamente nella storia, la Camuglia, il Mandiglio, la Veronica Romana, fino a giungere al volto di Manopello, l'unico che ci è pervenuto. Abbiamo scoperto il volto santo di Manopello perché il Papa è andato e abbiamo sentito dire che appunto ricordava la Veronica Romana. 2 anni di studio e la scoperta che in Europa esistono tantissime copie della Veronica Romana. Poco a poco ci si è riempita questa mappa, abbiamo più di 2000 volti santi. Questo è stata l'origine, diciamo, vera della mostra, cioè scoprire che in un'Europa che sembra aver dimenticato Cristo, un tempo invece Cristo l'aveva completamente conquistata e tutti i nostri padri venivano a Roma per vedere il volto santo. Tante domande aperte e un punto costante, il desiderio dell'uomo di vedere il volto di Cristo. L'Ottocento e il Novecento sono stati attraversati da questo desiderio del volto di Cristo. La frase icastica è di Borges, che dice: l'uomo ha nostalgia di un volto perduto, e tutti vorrebbero essere quel pellegrino che a Roma vede la Veronica e dice: Gesù mio, è questo dunque il tuo volto. L'ultima sala incomincia con Peggy. Peggy scrive: l'uomo moderno può incontrare Cristo soltanto come l'ha incontrato Veronica, se si imbatte, se lo incontra per caso sulla strada. Questa mostra vuole dimostrare come c'è questo incontro tra l'uomo che guarda Cristo e Cristo che guarda l'uomo. Infatti tutti a poco vengono portati qua a contemplarlo. Un arresto cardiaco, la morte negli occhi e nel cuore, poi il miracolo, il risveglio. 4 anni di lenta riabilitazione tra speranze e ricadute. Antonio Socci racconta in Lettere a mia figlia un dramma che si è trasformato in occasione di conversione per tanti. Le recensioni più belle sono quelle delle lettere di chi leggendo il libro ha ritrovato la speranza. Soprattutto sono mail di persone che attraversano situazioni di sofferenza e di prova, anche di sofferenza particolare come il carcere, l'ergastolo, quindi situazioni estreme, diciamo apparentemente senza speranze, di disperazione, che mi testimoniano, diciamo, mi raccontano di la sensazione, ecco, di una luce di speranza che si apre, quindi mi commuove e mi stupisce che sia una storia, che siano delle storie, delle facce, dei volti che fanno entrare la speranza e la luce nella vita di altri esseri umani, no? Non dei discorsi o delle esortazioni. Nel libro tanti riferimenti alla metafora del mare. Il mare è lo scenario che dà più l'idea della vita, no? È perché quel teatro dove una nave carica delle cose che tu ami, delle persone che tu ami, sembra allontanarsi sempre più verso l'orizzonte, come ci appare la vita, no? La vita è come un dire ogni giorno addio, no? È come qualcosa che ti porta lontano. E però al tempo stesso può essere anche il teatro in cui una nave piena di salvezza appare all'orizzonte e ti viene incontro. E anche quest'anno il meeting si conclude con una grande festa. 3 momenti, di cui uno particolarmente sentito perché dedicato a un caro amico, Enzo Iannacci. Solo un anno fa era presente qui, tra questi padiglioni, lo avevamo incontrato, lo avevamo visto, spesso circondato da gruppi di ragazzi che volevano stare un po' con lui. Iannacci ci ha lasciato nel marzo scorso e quest'anno al meeting non c'è, ma ci sono la sua musica e il ricordo senza tristezza di una persona alla quale vogliamo bene. Lo spazio dedicato a Iannacci si intitola Quando un musicista ride e parteciperà il figlio Paolo. Io e Walter collaboriamo da moltissimi anni l'uno con l'altro. Abbiamo fatto quest'anno la PEM, che è Pastori e Muto, e la cosa interessante è che la band è costituita
apposta per il meeting e quindi formata da giovani insieme a noi anziani. Abbiamo accettato volentierissimo l'invito di partecipare al meeting per la serata finale, costruendo apposta una scaletta suddivisa in tre segmenti per dare un'idea di festa composta da questo gruppo di amici che suonano insieme, che fanno generi diversi ma che comunque hanno questo denominatore comune, che è il gusto per le cose belle, per far festa senza dimenticare. Si ballerà e si canterà fino a tarda notte a ritmo di rock suonato dagli universitari e poi via alle danze con un coinvolgente repertorio popolare irlandese e galiziano. Ci farete divertire? Io me lo auguro. Un comico.